Benvenuti alla quattordicesima puntata della rubrica Cos'è il denaro dedicata nello specifico al calvinismo e più in generale alle riforme protestanti di inizio rinascimento che come accadde nel medioevo per la dottrina cattolica influenzarono profondamente il pensiero economico occidentale fino ai giorni nostri tanto che Um, questo oggi è in definitiva eh, l'ideologia, il pensiero dominante nei rapporti commerciali e finanziari. La politica della Chiesa permise nuove forme di prestito eh, per rispondere alle esigenze di sviluppo economico, ma ebbe un comportamento poco chiaro, come visto nelle precedenti puntate, sul peccato di usura, in quanto for fortemente interessata anche dai proventi delle rendite che ne garantivano il supporto finanziario. Solo nell'Ottocento, infatti, la Chiesa si è espressa sull'usura quando il Sant'Uffizio si pronunciò ma ambiguamente, dando liceità, secondo il Codice Civile, ma senza voler ancora una volta definire la questione, anche successivamente nel 1917 con il Codex Iuis Canonici. In definitiva, solo gli scolastici nel Medioevo e per i secoli successivi riuscirono a dettare un codice etico sull'usura, identificando i campi economici e monetari come questioni profondamente morali. Questioni che furono poi dimenticate a partire dal Rinascimento, via via nei vari paesi e nel corso dei secoli, eh, dalle attività eh, economiche predatorie, nonostante alcuni. Ancora oggi ci si interroghi sulla moralità del denaro e, in particolare, durante i, i periodi di crisi. <coughs> Nel XX secolo, alcuni economisti come Bixel Von Mises o Fischer, solo per citare i più famosi, giudicarono positivamente il divieto scolastico sull'usura, ma solo in quanto pensarono l'economia medievale come eh, un'economia statica, senza crescita e senza inflazione in modo che il tasso naturale di interesse tendesse sempre allo zero, dimenticando però la fenomenologia sociale alla base dell'economia e della moneta e quindi anche l'aspetto etico e di equa giustizia che questi devono avere. Come visto nella puntata scorsa, la scoperta dell'America e del percorso marittimo aperto con il doppiaggio del Capo di Buona Speranza cambiarono notevolmente gli equilibri finanziari ed economici dell'Europa, ma anche il pensiero economico dell'epoca, che si avvalse dello smarcamento eh, dell'Europa del Nord dalla dominazione che la Chiesa cattolica aveva avuto per secoli sul vecchio continente. Il primo ad attuare una riforma eh, e una svolta Fu sicuramente Martin Lutero con la sua riforma protestante iniziato ufficialmente il 31 ottobre 1517 con la fissione delle sue 95 tesi sul portone della Chiesa di Wittenberg. Egli riuscì più degli scolastici a porre la questione morale al centro dell'attenzione, in contrapposizione con l'ampia corruzione della Chiesa di Roma arrivata addirittura a far pagare le assoluzioni. Là dove fallirono gli scolastici, ovvero in una eh, condanna e un movimento emotivo eh, contro il sistema fraudolento negli affari e nella conduzione politica, Martin Lutero riuscì a generare una forte spinta riformatrice che coinvolgesse anche l'opinione pubblica. Eh, al contrario di quello eh, che, che successe con gli scolastici, che però non aveva le stesse basi filosofiche e caratteristiche di San Tommaso d'Aquino. Eh, Lutero fu certamente un avversario dell'affarismo nel suo pensiero economico, ma senza avere quella profondità derivata da un'ampia conoscenza del pensiero classico. E questo influenzò la sua condanna verso l'usura e ne indebolì anche l'azione e la persuasione presso i fedeli. Se gli scolastici non ebbero sostanzialmente l'appoggio della Chiesa Cattolica, Martin Lutero non ebbe sostanzialmente le basi filosofiche degli scolastici. Eh, Sull'usura infatti Lutero non ebbe una posizione univoca, conoscendo eh, tre diverse fasi. In cui eh, la prima condannata, in seguito negli anni tra il 1523 e il 1525, spaventato da alcune rivolte che minacciavano la proprietà privata, eh, L'ha dichiarata insieme all'amico protestante eh, Philip Melanson che in italiano è conosciuto come melantone, fuori dalla competenza religiosa. Di nuovo, dopo eh, 15 anni, ha di nuovo condannato l'applicazione dell'usura in occasione dell'ennesima crisi economica provocata dai debiti e dai prestiti di interesse. Gudero non aveva gli avanzati concetti eh, sull'usura sviluppata dagli scolastici e derivati da Aristotele e ne ignorò tutta la struttura per un più primitivo divieto eh, senza però comprenderne le basi. Egli inoltre eh, fu in un contesto storico in cui l'importanza eh, commerciale germanica stava esaurendo sostanzialmente la sua spinta, anche se quella finanziaria dei banchieri bavaresi resisterà ancora fino al fine del secolo. La Germania eh, infatti vedeva la Lega Anseatica a nord e i Fugger e gli altri finanziatori di Augusta nel sud, ma il doppiaggio del capo di Buona Speranza e la nuova rotta per l'India, con la conseguente e rapida affermazione di Anversa prima e dell'Olanda poi, Ridimensionarono eh, l'importanza commerciale della Germania come paese strategico intermedio nel commercio tra le due Europe, quella orientale e quella occidentale, che sostanzialmente fu molto importante per tutto il periodo dell'Alto Medioevo. <coughs> Con questo anche il Luteranesimo verrà ridimensionato da questi eventi, diventando più un movimento territoriale germanico, mentre il Calvinismo con scelte teologiche molto più radicali, avrebbe dominato prima in Olanda, poi in Inghilterra e infine in America nei secoli successivi. Sull'usura, una via di mezzo tra Lutero e Calvino fu espressa da Martin Bucero, un altro riformatore protestante, nato nel 1491, morto nel 1551, con l'interpretazione della parola Neshek. Secondo il predicatore, il divieto nell'Antico Testamento vi dava solo l'usura nel senso proprio di questa parola che significa mordere, ovvero il morso velenoso di un serpente, e quindi non, in, non interessava tutto quel genere di eh, prestiti con interessi applicati con tassi moderati. Il luteranesimo però nel campo del pensiero economico non poteva avere lo stesso impatto e influenza del Calvinismo che fu eh, per le sue ideologie finanziato dai banchieri tedeschi olandesi, anche se cattolici. Eh, molto si è detto sul Calvinismo e la sua influenza nella mentalità mercantile e capitalista eh, olandese anglosassone, in forma deviata tanto da legittimare. Un liberismo sfrenato e depauperizzante a livello globale. L'associazione tra il calvinismo e la nascita del capitalismo moderno, anche se bollata da molti economisti classici come una forzatura, appare molto più evidente alla luce di quanto finora e di quanto si vedrà in seguito sulla storia del sistema monetario e sulla natura e funzione della moneta. In particolare, la filosofia aristotelica e gli esempi della moneta romana in bronzo, l'origine stessa eh, del sistema monetario arcaico e la creazione di moneta dal nulla praticata delle, dalle banche, pone il Calvinismo al di fuori <coughs> di ogni morale ed etica nella sua dottrina economica riguardo all'usura e alle successive estremizzazioni sfociate nel puritanesimo. Vero è che ehm, il fondamentalismo riconosciuto in alcuni esponenti che abbracciarono le dottrine di Giovanni Calvino distorse alcune basi della riforma, ma è indubbio che lo stesso Calvino ebbe una visione fondamentalista dei testi religiosi mutuandoli anche nella politica, tanto da determinare un pensiero unico globale di divisione e fazione arrivato fino ai giorni nostri. <coughs> non di meno la sua influenza anche sulla politica inglese nel periodo successivo. La considerazione non è affatto da sottovalutare se si pensa che il calvinismo ha esercitato una vasta influenza su ogni aspetto della vita eh, del mondo occidentale e degli ultimi quattro secoli, anche se spesso il suo reale impatto è stato sottovalutato. Va comunque distinta la sua estremizzazione puritana inglese da quella più libera olandese, dove, nei Paesi Bassi, ad esempio, il calvinismo non produsse un liberismo sfrenato sullo stile eh, anglosassone. Il calvinismo, nella sua dottrina sulla vocazione, sull'insistenza e sulla necessità di lavorare in modo duro e diligente, con moderazione a favore del risparmio ha però esaltato la proprietà privata. La pratica dell'interesse bancario è un approccio economico che ha favorito lo sfruttamento del lavoratore e della società, eh, ponendo le basi del capitalismo senza anima. E inoltre, la giustificazione dell'interesse bancario alla luce di una creazione monetaria da, da parte delle banche senza che queste lavorassero in modo duro e diligente, erano in aperto contrasto con la riforma stessa di Galvino. Certamente egli non aveva previsto la portata e le controversie che avrebbe posto la riforma, abilmente eh, poi manipolata da chi aveva interesse a far sì che un liberismo economico sorgesse. Ma l'errore appare eh, comunque macroscopico anche per l'epoca, soprattutto per quel che riguarda l'abolizione dell'usura. Le prospettive bibliche sul lavoro di Calvino sembrano in aperto contrasto con quelle che furono poi le azioni dei puritani per quel che riguarda il denaro, anche per le conoscenze dell'epoca. L'abolizione del peccato di usura nel 1536 segnò una tappa fondamentale, per plasmare un mondo in cui l'uomo diventa strumento del denaro, specialmente in considerazione di quanto visto finora sulla creazione monetaria dal nulla e in considerazione del fatto che l'interesse, non creato insieme al debito, lo rende inestinguibile. Si deve considerare l'importanza del dogma eh, religioso nel periodo fondamentale per la formazione dell'Europa moderna plasmata da concetti del tutto diversi da quelli a cui eh, ci si potrebbe riferire oggi, che sfuggono al pensiero di massa, inconsapevole del fatto che l'attuale dottrina economica fonda le sue radici proprio nel Cinquecento, dove la religione dominava la vita politica e sociale. Dal punto di vista monetario, quindi la riforma calvinista è la giustificazione ultima per cancellare lo strumento denaro e assumere il Dio denaro come unico dogma filosofico. Calvino pose l'Antico Testamento come dogma e interpretazione letterale, stravolgendo di fatto quel che è invece lo studio ebraico della Bibbia e annullando il messaggio di amore dei Vangeli che, seppur distorti dal potere papale che nulla aveva a che vedere, la povertà e la carità professata dal Cristo avevano creato almeno filosoficamente uno stato sociale più equo. Questo cambiamento storico è più che evidente nelle società moderne che seppur professate laiche hanno semplicemente posto il profitto a tutti i costi in sostituzione della cieca fede religiosa cambiando semplicemente dogma dal dio biblico al dio denaro. L'interpretazione letterale dell'Antico Testamento è la forzatura fondamentalista necessaria ai banchieri per porre il pensiero monetario orientale rappresentato da Gerusalemme al di sopra di quello occidentale espresso da Atene e dal concetto di moneta eh, aristotelico. Eh, la forzatura appare evidente anche da una pur superficiale conoscenza dell'approccio ebraico nello studio della Torah, dove questo deve essere esercitato da almeno due persone che possano aprire un dibattito interpretativo eh, sulle parole del testo, niente autoreferenziato come nel concetto calvinista dove l'interpretazione è funzionale a un dogma che non lascia spazio alla critica, in questo modo la parola della legge diventa il Dio stesso e il capitalismo può dettare le sue regole indubitabili come il lavoro duro, il profitto, la concorrenza e la validità dell'interesse usuraio. Nei suoi punti fondamentali Calvino enuncia la dottrina eh, dell'elezione e quella della predestinazione, secondo cui Dio eh, predestina l'uomo alla salvezza o alla dannazione senza che questi possa influire nei suoi comportamenti nella sorte a lui toccata. Il divino viene eh, quindi separato completamente dall'umano e, e Dio è l'unico in grado di decidere arbitrariamente il destino dell'individuo, cancellandone così il libero arbitrio e la possibilità da parte dell'uomo di riscattare la sua posizione con delle azioni giuste per raggiungere la salvezza. Questo svincola l'uomo da qualsiasi questione morale o responsabilità nei confronti della società, in quanto non più padrone del suo destino agli occhi di Dio. Infatti qualsiasi comportamento lui assumerà in vita, comunque sia Dio avrà già deciso se a, a, a quest'uomo toccherà il paradiso o l'inferno, di fatto deresponsabilizzandolo su, nel suo comportamento. Questo diede agli individui di pochi scrupoli la giustificazione per abbandonare i dogmi cattolici di carità e onestà in vita decisivi per affrontare il giudizio divino in un'epoca dove la religione e la politica si fondevano nella legislazione. Il calvinismo introdusse in questo modo la competizione nel commercio in sostituzione della solidarietà sociale eh, scolastica e del Vaticano che seppur mai applicata per colpa della stessa Chiesa vincolava l'uomo al benessere collettivo la giustificazione dell'usura cancellò ogni retaggio della filosofia aristotelica del denaro e con essa anche la moralità delle leggi economiche prima legate ai dogmi della Chiesa cattolica che seppur corrotta Restava formalmente morale per quel che riguarda le regole economiche con il divieto di, dell'accaparramento delle ricchezze e del raggiro da parte ehm, delle parti deboli nelle contrattazioni enunciate dagli scolastici, come abbiamo visto due puntate fa. A differenza delle regole economiche imposte dal, pala, dal papato che prevedevano l'annullamento in caso di violazione eh, dei dogmi religiosi nei contratti, il calvinismo pone i termini del contratto individuale al di sopra della legge, anche quando questo è illegale e coercitivo della parte più debole, non stabilendo differenze tra il ricco e il povero. Eh, queste continue estremizzazioni della riforma calvinista portarono in Inghilterra al puritanesimo. Dove l'interpretazione letterale della Bibbia cambiò le leggi dello Stato, acquisendo il potere in magistratura e di conseguenza nella società, con forme di bibliolatria distruttiva e per il libero arbitrio del singolo. Il fanatismo religioso mutuato nella politica estremizzò il dibattito politico su inutili faziosità dovute a un individualismo senza reale conoscenza nell'uomo medio, che anche se libero dall'obbligo della morale cattolica, cadde nella trappola della polarizzazione delle idee, cancellando del tutto la dialettica della filosofia greca a favore dell'interpretazione letterale e della necessità del leader. Il passaggio da osservazione logica ragionamento dell'età classica antica a quello della cecità del fondamentalismo puritano, ancora più pericoloso del già distruttivo dogma papale, esalteranno la nascita della dottrina economica come una vera e propria religione in cui riporre una fede cieca. Non a caso non fu il popolo ad abbracciare il puritanesimo, ma mercanti e borghesi, che vedevano in esso la liberazione eh, dal controllo della Chiesa negli affari economici, senza però percepire la eh, pericolosità della loro scelta. La società borghese olandese, ad esempio, liberata dagli obblighi morali della Chiesa cattolica, vide nel calvinismo il principale motore propulsore dello sviluppo eh, capitalistico del Cinquecento. Nel calvinismo il successo personale anche nell'accumulazione delle ricchezze diventarono il segno di Dio nella predeterminazione della futura salvezza. Già stabilita divinamente e solo simbolo terreno di quella gloria del Dio esigente dell'Antico Testamento e non del Cristo eh, misericordioso dei Vangeli. L'impulso morale ed economico ad accrescere i propri capitali nel nome del Signore sostituì di fatto la moralità di una vita condotta alla crescita dello spirito per ottenere la salvezza tramite il libero arbitrio, ora cancellato da Calvino. Con il calvinismo, la via per tornare a un concetto filosofico aristotelico del denaro venne spazzata via dalle estremizzazioni favorite dagli interessi dei detentori della ricchezza. Il calvinismo Uh, fu sponsorizzato anche dagli altri banchieri tedeschi cattolici e presto avrebbe portato gli individui ad una società molto diversa dalla secolare struttura cattolica per abbracciare un mondo in cui moralità ed economia non avrebbero più camminato assieme seppur solo nella teoria. La riforma abbracciata in tutto il nord Europa Portò i paesi anglosassoni ad un mercantilismo così estremizzato da dominare i nuovi equilibri del sistema monetario e dei traffici commerciali. Il sud è cattolico, ancorato alla dottrina misericordiosa dei Vangeli, gestì gli affari con una mentalità formalmente morale, non spregiudicata e responsabile, che invece caratterizzò il nord. <coughs> Questa spregiudicatezza. Si concretizzò definitivamente in Inghilterra prima e in Francia poi, dopo un lungo periodo di lotte per il controllo del potere monetario tra banchieri e mercanti da una parte e Stato dall'altro, con la definitiva consacrazione del potere privato sul benessere pubblico. Prima con il Free Coniace Act del 1666 in Inghilterra, e poi con il French Mint Act del 1679 in Francia e poi ancora con la nascita della Banca d'Inghilterra nel 1694. Dall'altra parte la Chiesa di Roma, pur condannando molte pratiche bancarie, non solo aveva dato ai templari ampia libertà sulla diffusione di queste pratiche nel basso medioevo. Ma molte dinastie bancarie del Rinascimento arrivarono al soglio pontificio come i Medici con Leone X e Clemente VII o i Chigi con Alessandro VII, solo per citare alcuni esempi. Il calvinismo fu per certi versi l'ufficializzazione di un potere bancario che attraverso la creazione del denaro dal nulla aveva ormai cancellato qualsiasi possibilità di tornare a un concetto passato di un sistema monetario come servo dell'umanità e normativa legislativa. Come detto, il Calvinismo abolì il peccato, il peccato eh, di usura nel 1536, data della pubblicazione del libro di Calvino, Istituzio e, Cristiane eh, Religionis. Questa abolizione naturalmente fu il risultato di un lungo periodo di dibattiti iniziati già con gli scolastici nel Medioevo, che portarono a un lento ma significativo mutamento del pensiero economico in Occidente, finché nel 1516 nuovi concetti come l'idea di un istituto di credito che applicasse gli interessi per i suoi servizi e il metallismo monetario erano oramai largamente accettati. Eh, poi, Corran eh, Sammenard eh, di Biel, studioso medievale all'Università ehm, <coughs> di Tübingen eh, nel sud della Germania, mise da parte Aristotele dichiarando l'usura come male interpretata ignorando Aristotele che considerava l'uso del prestito del denaro improprio e negativo nella sua funzione come mezzo di scambio e misura del valore. L'errore eh, dovuto alla confusione della ricchezza con il denaro nacque con il metallismo che definì appunto la moneta come qualsiasi merce come le altre materie prime come visto nell'undicesima puntata. In quegli anni la città natale dei Fugger, Augusta, stava lottando con Firenze per la leadership finanziaria dell'Europa. I Fugger eh, finanziarono John Eck, eh, un allievo eh, di Summenhart, per sostenere la tesi secondo cui si potevano consentire determinati tipi di contratti usurai. Nelle sue cinque ore di redazione davanti all'Università di Bologna, allora la più celebre scuola di diritto canonico in Europa, egli sviluppò una difesa del contratto garantito da assicurazione, anche noto come eh, triplo contatto, contratto tedesco o contratto del 5%. In questo contratto si affermava un principio assicurativo in base al quale un investitore per una garanzia assicurata del 5% rinunciava a tutti gli ulteriori guadagni sugli investimenti un ennesimo uso della semantica per nascondere l'interesse sul prestito come erano anche le lettere di cambio medievale con cui venivano effettuati i prestiti dai banchieri italiani prima e, e, e tedeschi poi fiamminghi e via via Um, con uh, questo uso della semantica, uh, Jonek non solo sponsorizzò quella, quello che sembra a tutti gli effetti un derivato moderno, ma assicurò anche i presenti sul suo utilizzo da più di 40 anni senza che a nessuno fossero negati i sacramenti. Poste le basi filosofico-giuridiche a favore dell'abolizione del peccato di usura, in contrapposizione con il pensiero degli scolastici in quella che era l'università più influente nella giurisprudenza europea dell'epoca, i banchieri, anche cattolici, appoggiarono poi il calvinismo per peronare i loro interessi. Fu quindi Calvino ad abolire in una teologia il divieto religioso di usura nel 1536 con fondamenti certamente superficiali in particolare se confrontati alla condotta morale sul tema espressa dagli scolastici per calvino il denaro e non il lavoro avrebbe prodotto altro denaro alla sua domanda quando compro un campo i soldi non riproducono soldi si opponeva alla filosofia scolastica in cui era il campo e il lavoro del contadino a far crescere le piante e non certamente il denaro. Questo principio di ispirazione aristotelica fu totalmente ignorato da Calvino, così come il concetto sempre aristotelico di libero arbitrio. Per, riformare per il riformatore, scusate, l'usura era un peccato solo se dannoso al prossimo ma su questo essendo gli uomini equiparati di livello gli uni agli altri senza possibilità di coercizione come invece previsto dagli scolastici si poteva decidere lo specifico caso del contratto individuale e il prestito era generalmente legittimo eh, per le imprese il calvinismo fu la più profonda opposizione alla filosofia greca in conclusione come abbiamo potuto notare Nonostante molti studiosi non siano d'accordo, il calvinismo rappresentò, dopo la filosofia classica e, e dopo gli scolastici, la, il terzo cambiamento nel pensiero economico mondiale in tutta la storia dell'umanità e questo è ancora ad oggi il cambiamento definitivo su cui si basa non solo il mercantilismo rinascimentale anglosassone, ma l'intera giurisprudenza economica globale moderna, in cui i vari trattati internazionali non hanno come obiettivo il benessere delle persone, ma i profitti ad ogni costo delle multinazionali private. Non a caso il calvinismo è stata l'unica teologia finanziata dai banchieri non per lo scambio di favori, come avveniva comunque eh, per alcuni teologi cattolici, ma per il cambiamento radicale del pensiero economico. Il Calvinismo, eh, con la sua mancanza di moralità in economia, ha posto le basi ideologiche del moderno capitalismo predatorio, spostando l'equilibrio del potere inesorabilmente verso i paesi anglosassoni, che per primi ne hanno abbracciato la fede e che esportano il modello del libero mercato a livello globale. Tutta la legislazione commerciale del lavoro inglese infatti si basa su quelle interpretazioni eh, finora descritte in cui Calvino, esaltando la crudeltà dell'Antico Testamento, cancella lo stato sociale fino a quel momento in vigore per tornare a un mondo pre aristotelico. Da qui in Inghilterra si arriverà in tempi relativamente brevi a creare la prima banca centrale privata autorizzata a prestare denaro caricato di interessi legali e riconoscibili allo Stato. Inoltre l'idea calvinista mercantile oggi è ben visibile, eh, come ho accennato nella presentazione del libro eh, Il complotto del fruttiventolo. Nel diritto del lavoro in Inghilterra, dove formalmente si ha la possibilità di difendere i propri diritti di lavoratore, ma nella pratica la legge considera il lavoratore stesso nelle medesime possibilità economiche dell'azienda, eh, dell di fatto richiedendo uno sforzo finanziario per molti non sostenibile e quindi eh, la rinuncia a questa difesa dei diritti. dei diritti. Lo stesso digasi per il concetto di giusto guadagno. Che viene percepito oggi dall'opinione pubblica per quel che riguarda gli interessi banchiari o il concetto di lavoro e guadagno dal lavoro e dall'attività economica senza nessun codice etico. Tutti concetti che appartengono alla riforma calvinista. In realtà, oggi, quando nella società moderna noi pensiamo a determinati comportamenti in economia e finanza, giustificandoli stiamo agendo secondo un pensiero religioso di qualche secolo fa, non capendo che il terzo millennio ha bisogno invece di nuovi concetti. Io per oggi ho concluso e vi rinnovo l'appuntamento a lunedì prossimo, quando parleremo dell'ultima ideologica guerra del credito, a cavallo tra il medioevo e il rinascimento. Prima di salutarvi vorrei ringraziare Massimiliano, Riccardo e Marco per le loro donazioni della scorsa settimana. Invitando anche gli altri web spettatori, se vi è piaciuta questa puntata, a donare anche solo un euro attraverso il mio sito eh, danielepaceblog.blogspot.it, eh, dove potrete anche acquistare i miei libri. Io vi saluto, arrivederci al lunedì prossimo.